Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico RT8. Parliamo nella puntata odierna di managerialità e di organizzazione aziendale. Sappiamo tutti per esperienza diretta o indiretta che un bravo manager è capace di gestire al meglio non solo le risorse cosiddette umane o il capitale umano, ma anche di adattarsi al meglio ai cambiamenti. È importante saper gestire eventuali problematiche all'interno di una organizzazione aziendale, però focalizzandosi anche sul team, sul gruppo in toto nella sua complessità. Quindi, per capire esattamente quali siano le dinamiche coinvolte in questi processi, parliamo con gli ospiti quotati che sto per presentarvi. Abbiamo in studio Luigi Di Giosaffatte, che è il direttore generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Benvenuto, buonasera. Buonasera a tutti. E torna a trovarci in studio Claudio Bonasia, Management Consultant. Buonasera. Abbiamo in collegamento Paola Previdi, che è amministratore delegato di sistemi formativi di Confindustria. Buonasera. Buonasera. Ecco, questi sono i nostri ospiti, quindi siamo pronti per entrare nel vivo della nostra trasmissione. La prima domanda è per il direttore generale, al quale chiediamo fondamentalmente di approfondire quanto abbiamo espresso in apertura di trasmissione e quindi come si fronteggiano queste sfide. E chiediamo questa domanda anche in virtù del fatto che il direttore generale ha maturato esperienza universitaria nell'insegnamento di leadership e team performance management. A lei, direttore. Grazie. Intanto diciamo che è uno studio costante quella della verifica delle condizioni e delle abilità dei nuovi modelli manageriali e quindi delle persone che gestiscono, più che gestiscono in qualche modo organizzano l'azienda in modo da far partecipare un gruppo di donne e uomini a una grande avventura collettiva. Ecco, questa è la visione che noi troviamo. Noi ci stiamo chiedendo ormai da anni quali sono le nuove abilità dei manager del terzo millennio e riscontriamo sicuramente una evoluzione importante, una evoluzione che si porta alle spalle alcune considerazioni che abbiamo fatto per molti anni, negli anni 80, negli anni 90, quella della ricerca in qualche modo della ricerca attiva delle persone che interagivano nell'azienda rispondendo alle indicazioni che il manager dava. Questo ormai è un concetto superato. Noi oggi parliamo di proattività, di cultura del feedback, di capacità di visione dell'organizzazione aziendale, di una leadership del manager che crea cultura del feedback, sostiene l'empatia e quindi l'ascolto e non diventa più un problema in qualche modo organizzarsi rispetto alle esigenze che le persone esprimono all'interno delle organizzazioni aziendali. Questi nuovi ingredienti che sono sempre più fondanti per un'organizzazione che mette al centro le persone e abbiamo visto quanto c'è in termini di beneficio per l'organizzazione aziendale, per le persone che vivono dentro, ma anche per l'azienda stessa, perché tutto quello che noi diciamo significa anche tradurre un clima aziendale positivo che dia risultati in termini economici e finanziari all'organizzazione aziendale, perché tutto ciò serve a sostenere la circolarità dell'economia. Ecco, oggi noi siamo di fronte a una centralità, una nuova centralità della persona che interagisce costantemente con l'intelligenza artificiale, un dato che fino a 10 anni fa era impensabile, e che si trova di fronte all'organizzazione e alla creazione di nuovi modelli di business che debbono necessariamente mantenere al centro la sostenibilità e la circolarità dell'economia.
Con questi concetti che hanno introdotto questo argomento in maniera così chiara, esposti dal direttore generale, vado dalla nostra ospite in collegamento, andiamo da Previdi, per capire esattamente sulla base di quello che abbiamo ascoltato, visto che si è parlato di manager moderno, quali sono appunto le competenze e le abilità di questo manager che è chiamato a gestire un sistema complesso. A lei. Grazie, grazie mille per la domanda e per l'invito. Certamente la qualità del capitale umano è sempre stata uno dei principali motori della crescita e dello sviluppo, e quindi oggi questi manager che abilità, che competenze devono avere? È una domanda certamente sfidante, perché, come anticipava il direttore generale, si trovano poi costantemente a dover fronteggiare queste emergenze, i famosi mega trend che ormai sono diventati, se vogliamo, un po' un quotidiano, e quindi devono avere degli strumenti pronti all'uso da un lato, e dall'altro si trovano anche in contesti di lavoro che certamente sono caratterizzati oggi più che mai dalla copresenza di almeno tre generazioni, generazione X, millennials, generazione Z, con interessi, valori, abilità e ambizioni anche molto diverse. Ed ecco perché tra le abilità e le competenze certamente richieste ai manager di successo abbiamo una leadership che sarà una leadership che va fatta anche a distanza, anche a causa, no, del ricorso sempre più diciamo pressante del smart working, o più semplicemente alle forme di telelavoro. Dovrà essere quindi un dirigente, quindi inclusivo, che fornisce al team una visione che ispira la diversità di pensiero, che sia empatico, che faciliti questa nuova modalità di lavoro e abbia una capacità di ascolto. Quindi è sicuramente un tema molto importante che chiede a queste figure dirigenziali, per noi così importanti, un processo continuo di upskilling e reskilling delle proprie competenze, proprio perché ovviamente sono loro in grado di traghettare le nostre organizzazioni e le nostre imprese ad affrontare con successo quelle che sono le esigenze trasformative. Quindi certamente capacità di ascolto, leadership, ma anche contaminazione, uno scambio continuo senior-junior. E questo per quanto riguarda le soft skills, ma importanti sono parimenti anche le hard skills. Ad un manager che competenze e abilità chiediamo, vengono chieste oggi in questo ambito? A prescindere ovviamente dal proprio lavoro specifico, certamente un digital mindset, ovvero in un mondo che viaggia velocemente su temi quali intelligenza artificiale, information technology, la blockchain, è importante avere questo mindset digitale, ovvero una capacità di utilizzare le tecnologie presenti e future, averne una visione completa, magari una conoscenza approfondita laddove viene richiesta in un ruolo specifico, ma certamente sapere che uno scenario organizzativo è oggi caratterizzato anche da questo. Quindi possiamo concludere dicendo che è una figura del manager che ha sicuramente acquisito la consapevolezza di non poter più fare le cose come le aveva sempre fatte, e che quindi è pronto a cambiare e ad aggiornarsi sulla base di queste sfide veramente continue alle quali siamo sottoposti. Perfetto, Previdi. Torniamo qui in studio per capire tutto quello che abbiamo ascoltato sull'atto, sul piano pratico, come può essere effettivamente seguito, quali sono le strategie per mettere in campo questo corpus così importante e massiccio di concetti, nozioni che poi si vanno a interfacciare con il più ripetute volte specificato capitale umano. Buonasera. Sì, io penso che quanto hanno anticipato i miei colleghi introduca un tema molto importante, perché se pensiamo alla strategia che un'azienda deve mettere in campo per ottimizzare la sua gestione,
Credo che ci sia bisogno di concetti, di idee, ma anche e soprattutto di esempi pratici, perché evidentemente quando parliamo per esempio di leadership, l'esempio, cioè il comportamento che il leader ha, è sicuramente un punto di riferimento per i suoi collaboratori. La strategia parte da avere una visione, quindi un sogno, una prospettiva che l'azienda vuole mettere in campo, e evidentemente il sogno a volte può essere un impossible dream, un sogno impossibile, ma che ti aiuta a superare ogni giorno i tuoi limiti. E quindi una strategia basata sul business, quindi sullo sviluppo dei ricavi, sul contenimento dei costi e sull'innovazione dei prodotti e servizi. Detto così sembra semplice, ma semplice non è sinonimo di facile. Per poterlo fare ci vogliono persone coinvolte, che fanno parte, che si sentono parte attiva di questo disegno, e protagonisti, perché devono comprendere che se danno il meglio di sé, lo fanno per sé, lo fanno per la propria organizzazione, per l'azienda, e garantiscono anche la sicurezza del proprio posto di lavoro e anche per la propria famiglia. Per cui è molto importante che tutti si sentano protagonisti. Le tre leve su cui operare: abbiamo parlato di business, poi c'è l'organizzazione, che evidentemente ha una struttura che anche qui sta cambiando il mondo, per cui non è più così rigida come era in passato, non è più top down, cioè dall'alto verso il basso, ma al contrario dal basso verso l'alto. E poi parliamo delle persone, superiamo i termini capitale umano, risorse umane, che sono termini del Novecento, e parliamo di persone con la P maiuscola e di valorizzazione delle persone, che è lo scopo che un manager si deve porre, quello di ottenere il meglio e aiutare i propri collaboratori a esprimere le proprie potenzialità al massimo. Quando riesce a fare questo, credo che abbia messo in campo una consistente parte del proprio lavoro. Per poter fare questo, i manager devono in qualche modo evolvere la propria cultura rispetto a quella che era l'approccio tradizionale. Si parlava dell'intelligenza artificiale, del digitale, c'è un'esigenza nella strategia aziendale di equilibrare la dimensione umana con quella digitale, perché i dati sono fondamentali, sono importanti, ci aiutano a comprendere i fenomeni, e quindi si parla di azienda data driven, che quindi è guidata dai dati e non più dalle opinioni. E i dati hanno una loro forza intrinseca, per cui il manager che riesce a governarli, a esprimerli, può dare il meglio di se stesso. E quindi equilibrare umano digitale vuol dire non diventare succubi della dimensione digitale, ma apprezzarne l'utilità, i vantaggi che può comportare, e al tempo stesso mantenere una forte identità sull'aspetto umano. Parlavamo di ascolto, di empatia, di qualità delle relazioni, che permetta di condurre al meglio l'organizzazione. Quindi, in sintesi, la strategia si può rappresentare con una matrice BOP, business, organizzazione, persone, laddove inserire in ogni quadrante cosa facciamo concretamente per sviluppare il business, cosa facciamo per ridurre i costi, al tempo stesso sull'organizzazione cosa facciamo per sviluppare il business e per ridurre i costi, per innovare i prodotti e i servizi, con le persone cosa facciamo, quindi inserire un progetto per ogni finalità nel quadrante, e questo permette anche di avere una sorta di cruscotto che aiuta a governare l'azienda verso il futuro. Ottima sintesi, Bonasia, quindi competenze, concretezza, persone al centro e obiettivamente anche formazione. E in tal senso citiamo con molto piacere che Confindustria Abruzzo Medio Adriatico è stata l'unica associazione territoriale in Italia ad ospitare il forum in un corso manageriale per i funzionari neoassunti, che costituiscono le risorse e costruiscono le risorse umane necessarie per l'erogazione dei servizi alle imprese sui territori da parte di Confindustria. In questo ambito si parla di organigramma e matrice. Di che cosa si tratta? Ci dica, direttore generale.
Sì, intanto siamo felici di essere stati scelti dalla nostra confederazione, dal direttore generale appunto Raffaele Langella e dall'amministratore delegato Paola Previdi che è qui con noi. Siamo stati scelti in un percorso di formazione che dura più di 30 anni e che porta i nostri neoassunti del sistema diciamo, di Confindustria a formarsi nelle, magari nelle palestre non solo delle territoriali, hanno avuto i giovani assunti nel 2023 anche una palestra importante della Casa Madre e nella nostra sede di Bruxelles ecco, l'unica territoriale è stata appunto Confindustria Abruzzo Medio Adriatico proprio dal 12 al 16 febbraio abbiamo ospitato questi ragazzi, ben 31 giovani funzionari del nostro sistema, a partire appunto allo studio di una territoriale e del nostro modello organizzativo a matrice. Ci tengo molto a sottolinearlo perché noi dalla fine del 2017, da novembre 2019, siamo, abbiamo concluso 24 mesi di formazione per arrivare a, a questa organizzazione, questo modello organizzativo che è a matrice e che nelle società di servizi è sempre difficile adottare, ma noi l'abbiamo fatto perché riteniamo, e qui il grande tema del cambiamento veloce dei contesti nel nostro globo ci pone una rivisitazione costante dei modelli organizzativi. Noi ci siamo resi conto già nella prima fusione di Confindustria Chieti e Pescara che c'era da trasformare il nostro modello organizzativo. C'era da lavorare su progetti e quindi per 24 mesi tutto il nostro personale è stato impegnato sui corsi e sulle qualificazioni di project management e una volta chiuso il progetto formativo abbiamo organizzato appunto questo nuovo sistema che è una matrice debole, come abbiamo spiegato proprio al Formin, è una matrice che conserva ancora un livello manageriale abbastanza marcato, ma ci sono le aree e le funzioni, ma al di sotto delle aree e delle funzioni, vedete la linea trasversale orizzontale gialla, entrano progetti speciali, iniziative strategiche, si formano i team che noi diciamo prendiamo, formiamo attingendo dalle aree, quindi esperti all'interno di singole aree, e questo team porta avanti obiettivi strategici del progetto e poi si chiude l'output e si ricomincia con altri progetti, quindi è una gestione molto complessa che dà contezza di essere molto più vicina ai contesti che evolvono così facilmente e così velocemente. Allo stesso tempo le persone devono trovare un modello organizzativo che non è più la rispondenza a un modello gerarchico funzionale fino alla direzione generale, ma trovano nei team e nei team leader anche la loro qualificazione di una parte della loro attività professionale che viene dedicata da parte dei professional proprio alla struttura del progetto, della iniziativa strategica. Noi già in questi primi anni abbiamo raccolto risultati molto molto importanti e quindi diciamo che quest'anno, il 2024 e il prossimo anno, 2025, saremo in grado di allargare sempre di più i nostri progetti a una gestione di PM, di Project Management, che dia rispondenza sul territorio in termini di capacità di rispondere alle esigenze delle imprese, ma non solo delle imprese, anche degli stakeholder, di chi si aspetta da Confindustria una autorevolezza sul territorio in termini di progettualità, di valore aggiunto. Continuiamo a parlare di Formin, che abbiamo capito essere il primo approccio per i manager e funzionari del sistema confindustriale. Lo facciamo con la dottoressa Previdi in collegamento per capire esattamente come si è sviluppato nel tempo questo percorso formativo che prima aveva un altro nome, ma soprattutto come si promuove in questa logica di cambiamento il concetto
concetto di leadership di persone, per usare un termine suggerito dal nostro Bonasia. A lei. Sta per partire anche un video che racconta un po' questa importante iniziativa che, come dicevamo, è stata felicemente ospitata da appunto Confindustria Medio Adriatico, e per noi è stato veramente un grande onore, perché questo percorso di formazione, come accennava il direttore generale, è veramente il fiore all'occhiello per tutto il sistema associativo. Questi colleghi 31 arrivano da tutta Italia e quindi è per loro il primo momento per conoscere il contesto lavorativo nel quale si trovano a lavorare. Qui ovviamente la riconoscete benissimo, eravamo appunto in sede, appunto ospiti di Confindustria Medio Adriatico, con ospiti quindi di speaker di assoluta eccellenza. Ed è appunto come si sviluppa la leadership in questo corso, come potete un po' vedere, che è estremamente articolato, si compone di tantissimi aspetti, quindi c'è speaker di altissimo livello, la possibilità di fare dei laboratori e quindi di sperimentare concretamente attraverso delle esercitazioni e delle simulazioni delle situazioni che poi ovviamente si andranno a vivere nel contesto lavorativo. C'è la possibilità di conoscere tutta la struttura dell'associazione territoriale Confindustria Medio Adriatico, quindi sapere cosa i colleghi sul territorio fanno, in modo da attivare poi network e relazioni che saranno utili nel momento in cui ciascun collega che arrivava da Torino alla Basilicata, avevamo colleghi di Milano, di Roma, ritornano poi nelle proprie sedi. Quindi è assolutamente un momento completo che si arricchisce poi anche con una visita aziendale. Abbiamo avuto il grandissimo onore di essere stati ospiti nella sede di Ortona della Dicecco, per cui per questi giovani ragazzi entrare in contatto con delle aziende eccellenti, con il management, capire il loro funzionamento è assolutamente un plus incredibile, e quindi anche qui di ovviamente sviluppo delle risorse umane. Poi c'è la possibilità di andare a Bruxelles, che quindi è la sede di Confindustria, con la visita al Parlamento europeo, quindi anche qui stiamo aggiungendo tasselli a questo percorso formativo davvero molto ricco, con l'incontro, ovviamente la conoscenza del Parlamento europeo, la possibilità di ascoltare eurodeputati, tra l'altro siamo anche prossimi alle elezioni europee, quindi è stata veramente una grandissima occasione per tutti loro. Momenti quindi di scambio sempre assolutamente molto fruttuosi e collaborativi, e poi il percorso torna a Roma, quindi presso la sede nazionale, dove accanto alla conoscenza appunto di tutto il vertice dell'associazione appunto di Roma, c'è la possibilità anche di effettuare visita alla Camera dei Deputati e conoscere l'Università della appunto Confindustria, quindi della NUSSA. Quindi è assolutamente un percorso molto ricco, come accennava il direttore di Giuseppatte, la 39esima edizione significa più di 1000 colleghi formati in tutti questi anni, colleghi che poi ha molti di loro fatto un percorso ovviamente di che è uscito dal sistema associativo, poi sono anche rientrati, e quindi come si sviluppano, per tornare appunto alla tua domanda, leadership e risorse umane, ecco, attraverso questo percorso che per noi è molto importante, lo facciamo con un mix con un portafoglio di situazioni, contatti con speaker e con relatori diversi, con la conoscenza delle aziende, del tessuto imprenditoriale, che per noi è ovviamente cruciale. Grazie Previdi, immagini molto esaustive, ci hanno parlato di questo concetto importantissimo, da una parte la formazione, la conoscenza, e dall'altra parte anche la collaborazione, che sappiamo essere fondamentale ma non è sempre facilissima, possono, come abbiamo detto in apertura, sorgere dei conflitti, e quindi è necessario gestirli al meglio, sempre in funzione e in un'ottica di gruppo. Quindi parliamo con Bonasia di questi aspetti, che sono veramente molto delicati e interessano tutte le organizzazioni. A lei.
qui abbiamo anche qui dei cambiamenti importanti, no? Perché si è sempre spesso sentito parlare di team building, cioè di costruire un gruppo, e questa era una modalità anche qui del passato, perché oggi sarebbe più corretto parlare di team spirit, perché in un gruppo, se c'è il cuore che entra in gioco oltre alla testa, forse i conflitti si possono addirittura prevenire, perché questa sarebbe la miglior gestione del conflitto, prevenire le cause che possono generarlo. A volte succede che ci siano rivalità, che ci siano contrasti all'interno di un'organizzazione, ma se si riesce a far comprendere alle persone che si lavora per un obiettivo comune, che è fondamentale. Io amo sempre ricordare l'immagine della semifinale dell'Italia ai mondiali, quando Cannavaro passa la palla ma Totti gliela porta via e poi la dà a Gilardino, che è solo più o meno davanti al portiere, ma sente arrivare Del Piero e gliela passa, Del Piero la mette dentro. Quella è un'immagine dello spirito di squadra, perché nessuno dei quattro ha pensato a se stesso in quel momento. Si pensa che l'obiettivo comune è più importante di quelle che sono le esigenze individuali. Quando le persone arrivano a comprendere questi valori, questi principi, e ne fanno una dimensione quotidiana nei loro comportamenti, che li orienta, che li aiuta a muoversi, ecco qua che la collaborazione diventa un elemento veramente fondamentale, che fa sì che lo spirito di squadra sia un valore che l'azienda fa suo, ma non a parole, perché poi qui l'importante è che dall'alto, dal numero uno a chi gli riporta, cioè ci sia un esempio comportamentale di messa in pratica di queste cose, perché abbiamo detto prima che il leader dà l'esempio, e quindi se il suo team spirit, la sua capacità di entusiasmare, di contagiare con la passione, collaboratori, colleghi, fornitori, clienti, ecco qua che si crea una miscela, oserei dire magica, che permette veramente di ottenere risultati straordinari. Non è un qualcosa che si ottiene dall'oggi al domani, bisogna costruirla insieme, lavorare insieme, ma soprattutto con l'esempio, con la pratica, perché l'era delle parole, che sono una dimensione molto frequentata nel nostro paese, è un'era che deve lasciare il passo alla logica, all'etica dei fatti, cioè la comunicazione fattuale che si ottiene con l'esempio è molto più potente di quella verbale che ritorna ai beneamati bla bla che ci sono così familiari. Allora è importante veramente mettere in gioco cuore, passione, entusiasmo e creare un contagio con i collaboratori, con i superiori, con i clienti. Quando si riesce a ottenere questo, ecco qua che l'azienda ha una dimensione nuova, orientata al futuro, e queste sono anche cose che fanno parte di quella dimensione umana di cui parlavo prima, che le macchine faranno fatica ad esprimere. Poi non mettiamo limiti, magari ci riusciranno, però evidentemente in questa fase siamo ancora in una fase in cui le persone fanno veramente la differenza. Ed è questo che deve essere compreso, condiviso, assimilato. Quando si parla di concretezza, no? Io sento spesso usare la parola innovazione nei valori delle aziende, delle organizzazioni. La prima domanda che faccio è: mi dite per cortesia quanto fatturato fate con prodotti che hanno meno di 2 anni di vita? E mi guardano un po' straniati, per cui dicono: ma veramente il 5%? E allora dico: se non siete al 30%, parlate ma non fate, e dovete invece mettere in campo numeri e dati che vi possono aiutare a misurare come funzionano i valori, come esprimono i risultati. Come sempre Bonasia ci dà immagini metaforiche calzanti e si esprime attraverso questo pragmatismo che ci rimanda all'azione, alla concretezza e soprattutto all'esempio che giustamente invocava come fattore fondamentale per parlare di leadership vincente. Quindi
Con queste considerazioni siamo giunti al termine della nostra trasmissione e quindi salutiamo e ringraziamo per i preziosi contributi i nostri ospiti. Qui in studio ringraziamo il direttore generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Luigi Di Giosaffatte. Grazie. E ancora Claudio Bonasia. Grazie. In collegamento andiamo a salutare Paola Previdi. Grazie mille. A voi, grazie. Per la parte tecnica ringraziamo la regia di Andrea Di Fabio, ovviamente ringraziamo tutti voi telespettatori per l'attenzione, appuntamento alla prossima puntata.